È una società che si occupa di progettazione di macchine automatiche e quindi progettazione elettrica e pneumatica di macchine automatiche e di impianti industriali. Il lavoro viene svolto con l'ausilio di CAD, ormai abbiamo 14-15 CAD diversi, siamo una delle poche realtà in Europa che ha 15 CAD diversi, in grado quindi di soddisfare le esigenze del cliente. Per quanto ci riguarda, ci compete come nostra competenza è la costruzione dell'ingegneria elettrica hardware del prodotto macchina automatica. Quindi applicare nuovi metodi o concetti all'avanguardia di progettare in funzione di quello che oggi il mercato ti richiede, il tempo. Quindi normalmente la nostra ricerca non è nell'inventare un prodotto nuovo, ma nel trovare una soluzione a qualcosa che porti dei vantaggi competitivi ai nostri clienti. Quest'altro anno fino a 25 anni, quindi non è un arrivo ma una partenza, quindi l'obiettivo è quello di ripartire, di ricostruirla, cercando di capire che cosa sarà il mercato per i prossimi 10 anni e quindi l'obiettivo è anche quello di capire se la firma può essere adeguata all'Europa, non più all'Italia, che è una bella scommessa importante. E perché Europa? Perché il tema comunque ha clienti che sono multinazionali, che hanno sedi in giro per il mondo e quindi sono opportunità mancate dove tu già sei conosciuto ma che non sfrutti. Ci siamo accorti che la nostra mentalità e il nostro modo di procedere, l'approccio nell'organizzare le cose è comunque attuale e può essere implementato in aziende molto grandi come si deve. Proprio l'obiettivo è mantenere i livelli, riportare l'azienda a livelli tipo 2001, 1564 commesso, che progetti sono importanti da fare. Eravamo 16, non eravamo 14. L'obiettivo è quello di ritornare lì, portare delle commesse importanti che ci diano visibilità e quant'altro. Io ci credo, abbiamo fatto 25 anni, ne devo fare non so quanti ancora, però la scommessa è cambiamento.